Buongiorno a tutti, sono Erika Savigliano e vengo da Monforte d'Alba. Mi sono spostata a Qualcuno per frequentare l'Accademia di Belle Arti e il corso di pittura. Da un po' di anni sono associata alla Scatola Gialla, che è un'associazione culturale di Cuneo, e insieme faccio laboratori per i bambini principalmente. Il progetto che vi andrò a spiegare oggi invece, Skywalker, è un progetto dedicato a tutti, quindi ragazzi, adulti, bambini, genitori, amici, amici di amici, nonni, cugini e quant'altro, chi volete. Il progetto si divide in due fasi. La prima fase è quella che voi andrete a fare, che ognuno di noi farà a casa da solo, dopo vi darò le istruzioni, mentre la seconda fase consiste nel meeting, quindi nell'incontro di tutti quelli che hanno partecipato, per andare, ovviamente dopo il lockdown, per andare poi a incollare tutte le nostre finestre, i nostri disegni che abbiamo fatto a casa, sopra un pannellone. Quindi questo pannellone poi risulterà il condominio dove tutti noi andiamo a applicare le nostre finestre, i nostri disegni. Come le andremo a applicare? Attraverso la tecnica del paste up. Il paste up è una tecnica di affissione. Quindi invece di della solita colla che probabilmente della colla stick avete a casa, andremo a utilizzare una colla molto più liquida che ci permetterà infatti di comporre il nostro condominio. Ho scelto come soggetto la finestra perché stando a casa in questo periodo di lockdown sicuramente avremo vissuto la nostra casa in maniera diversa e quindi la finestra magari è stata una cornice di nuovi spettacoli. Quindi cose di cui prima non c'eravamo praticamente interessati o che non avevamo notato. Ad esempio, può essere un albero in fiore, specie diverse di animali, ho per esempio notato che diversità di cani ci sono nel mio quartiere. Oppure la finestra, oltre che essere uno strumento che ci permette di vedere al di fuori, la finestra può essere anche un qualcosa che ci fa immaginare come siamo visti all'esterno, quindi ad esempio come una mosca, un insetto ci può vedere all'interno della casa con tutti i nostri particolari. Il discorso della finestra è molto importante, questo progetto è molto importante perché ha l'obiettivo di riunirci tutti nonostante siamo da soli a casa, quindi l'obiettivo principale è di non cedere all'isolamento e continuare a lavorare collettivamente. La prima fase che riguarda la finestra, e quindi il lavoro che voi adesso voi farete poi a casa, è composta quindi da questo foglio A4, 20x30 cm, un foglio da stampante se avete la stampante, se ce l'avete più grande costruite il vostro rettangolo 20x30 cm e andate a disegnare all'interno. Questo perché? Perché, vi faccio un esempio, abbiamo il nostro disegno 20x30 che facciamo a casa. Quando poi ci incontreremo nella seconda fase andremo a applicarci sopra una cornice. Questa cornice ci permetterà di andare poi a inserire il nostro disegno sopra il condominio. Quindi vi do un paio di consigli. Prima di fare il disegno definitivo fate il vostro disegno a matita, fate una bozza e una volta che siete decisi e convinti di quello che avete scelto e di come disegnarlo andate a riportarlo sul foglio definitivo. Quindi vi ricordo ancora una volta il foglio definitivo di farlo 20x30 cm. Una volta che l'avete riportato vi consiglio di utilizzare i pennarelli, principalmente marker anche, perché poi con la tecnica del paste up, se per esempio si va a utilizzare un acquarello che è a base di acqua, probabilmente il colore andrà poi a rovinarsi. Quindi una volta che avete fatto la vostra bozza la riportate, la colorate. Poi se volete darci anche un out, quindi una linea di contorno, che può essere nera, può essere anche colorata, questo serve a staccare il vostro soggetto, il vostro oggetto dallo sfondo. Se volete, si può ancora andare a fare il punto luce, quindi la luce massima che un oggetto, con un oggetto viene colpito, che potete andare a fare o con un gessetto oppure anche col bianchetto o anche con un gessetto d'olio, comunque con un materiale che stia sopra il pennarello. Vi ricordo assolutamente di tenere molto molto bene i vostri disegni, di non stropicciarli perché hanno un altro fine che non è soltanto quello di aver fatto il disegno e tenerselo a casa, ma poi il vostro disegno andrà a finire nel condominio, quindi dovrete tenerlo molto bene. Quindi il vostro foglio, il vostro disegno andrà a fare poi parte di questa installazione.
Vi ricordo inoltre, una volta che avete fatto i vostri disegni, che quindi potrebbe anche non soltanto essere uno, ma uno, due, tre, quattro, cinque, anzi, più disegni fate, meglio è, perché più finestre ci saranno e il condominio avrà più piani, o magari a questo punto andremo anche a fare due, tre condomini. Quindi, una volta che avete fatto i vostri disegni, inviateli alle mail della scatola gialla, che è la scatola gialla @gmail.com, e la scatola gialla pubblicherà tutti i vostri disegni sopra il sito, che è www.lascatolagialla.it. Quindi sul sito potrete andare a vedere i disegni di tutti i partecipanti per trovare ispirazione, anche per farne altri, confrontarvi e divertirsi sempre di più, che questo è l'obiettivo. Quindi vi ricordo ancora una volta di tenere molto bene i disegni e vi auguro un buon lavoro e spero di vedervi tutti nella seconda fase in cui ci incontreremo tutti dopo il lockdown. Ciao ciao e buon lavoro!